Io quando parlo di alberi in città, ne parlava prima l'assessore Marino, partecipo sempre con una particolare empatia, perché sono una delle vittime delle cadute di alberi in città mentre giravo con la mia moto in uno di questi eventi improvvisi meteorologici, per cui sono stato anche qualche mese bloccato. La moto poi l'ho rimessa in piedi e l'ho ripresa, però ogni volta che giro sotto gli alberi controllo quello che succede. Ma poi su questo anche però vorrei tornare. Io sono molto d'accordo con l'impianto che dava il ragionamento padrone, perché è evidente che noi ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria, che è quella di una ripresa dell'attenzione nei confronti del verde, nei confronti del ruolo degli alberi, e però a una assoluta ancora mancanza di attenzione sia a quelle strutture che della cura degli alberi fanno la missione istituzionale fondamentale, ma anche la non comprensione di quanto oggi sia importante la cura del bosco, sia per quanto riguarda lo sviluppo di filiere, di attività, di occupazione, di lavoro, e quanto questo potrebbe essere utile al Paese anche in rapporto ai tragici eventi, ormai non dico quotidiani, ma poco ci manca, del dissesto idrogeologico. Perché guardate, noi viviamo in un'epoca straordinaria, è quella per cui affrontando un tema si risolvono molti più problemi, e non è semplicemente il rapporto uno a uno. E questo è uno di quei casi, ma lo stesso vale per se nelle città italiane noi facilitassimo il movimento dei ciclisti, risolveremmo 3-4 questioni non secondarie, non solo quella della libertà di movimento, ma l'alleggerimento del traffico, la diminuzione delle emissioni di CO2, la diminuzione del rumore e via di seguito. Nella questione degli alberi abbiamo tanti aspetti che vengono tenuti insieme, e io vorrei sottolinearne soprattutto due o tre. Il primo, la bellezza. Fondamentale nelle città, la Marina l'altro diceva che Roma è una delle città che ha la più alta disponibilità di verde pubblico sostanzialmente in buone condizioni. Ecco, però gli alberi aggiungono bellezza sia al costruito sia all'ambiente naturale, ed è un elemento da non sottovalutare, soprattutto se giriamo per le periferie delle nostre città, dove il verde invece continua a essere paradossalmente, noi abbiamo più verde anche a Roma, no? Non nel centro storico, ma nella cintura immediatamente intorno al centro storico, piuttosto che non nelle periferie, a meno che non intendiamo per verde anche i campi abbandonati che ancora devono essere costruiti. E l'altra questione è che il verde e gli alberi in particolare danno un contributo fondamentale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. A me interessa però, rispetto alle cose che sono state dette, per non ripetere cose fondamentali, ma che appunto già sono state dette, soffermarmi su un aspetto, che è quello della partecipazione dei cittadini. Io devo andare a mezzogiorno, abbiamo avviato un'iniziativa come Lega Ambiente che abbraccia l'albero, e volevamo raggiungere il Guinness dei primati dell'abbraccio contemporaneo più numeroso ad oggi. In realtà non ce l'hanno riconosciuto, perché noi avremo 45.000 persone che abbracceranno contemporaneamente l'albero, ma sono sparse in tutta Italia, quindi invece bisognava essere concentrati in un solo posto. Ora, portare 2.000 persone in un solo posto per abbracciare gli alberi, poi dovresti trovare pure 2.000 alberi, quindi devi trovare anche un posto adatto, non è facilissimo. Però la Lega Ambiente ha riscoperto per prima, lo dico con molta serenità, la festa dell'albero, che chi ha la mia età si ricordava essere un giorno fondamentale nel calendario scolastico,
in cui si era obbligati a fare il disegnino dell'albero. Io mi ricordo, stavo alle elementari, diciamo, quindi parliamo di 2 secoli fa, il disegnino dell'albero, perché questo significava, poi in realtà non era vero, nel senso che uno ha fatto il disegnino degli alberi e poi dopo è cresciuto e ha fatto massacro di alberi. Per qualche decennio la festa dell'albero era scomparsa, noi l'abbiamo riattivata ai primissimi degli anni 90 e poi fortunatamente mi sembra il ministro Prestigiacomo l'ha istituita come festa istituzionale, come giornata nazionale, e in quell'occasione però noi continuiamo a dare un contributo e ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo. In questo anno l'abbracciamento, non si dice, però l'abbraccio dell'albero è il simbolo di quello di cercare una relazione diretta, anche affettiva, con l'albero. Su questo, recuperando diciamo la mia storia di educatore, ricordo sempre che una delle questioni fondamentali è far fare un gioco ai ragazzi, che è quello dell'albero ritrovato, cioè metterli con la benda davanti agli occhi, ma lo possono fare anche gli adulti, anzi forse gli fa meglio agli adulti che ai ragazzi, mettersi in un bosco con la benda, essere portati davanti a un albero, raccogliere tutti i segni, quindi una sorta di mosca cieca, della caratteristica di quell'albero, e poi essere riportati al punto di partenza, si toglie la benda e lì scatta la ricerca dell'albero. Ecco, nella stragrande maggioranza dei casi si ritrova l'albero, pur non avendolo visto, semplicemente per i segni tattili che ti ha comunicato. Questo per far capire che cosa? Per far capire che ogni albero è un individuo. Noi siamo disponibilissimi a capire che ognuno di noi, anzi a difendere ad oltranza la differenza individuale e spesso individualistica tra di noi, non capiamo che in genere invece l'abete è un abete, ma non è così, c'è abete Giovanni, abete Antonio, abete Anastasia e via di seguito. Ogni abete, ogni pino, ogni albero ha la sua caratteristica, la sua particolarità, la sua specificità. Allora, a riuscire a capire che un bosco è fatto di individui oltre che del suo sistema è un fatto, diciamo, che fa scattare un meccanismo di attenzione nei confronti dell'albero particolarmente, particolarmente significativo. A questo voglio aggiungere un altro elemento che riguarda una novità legislativa che è passata attraverso lo Sblocca Italia, una delle pochissime cose positive che ci sono all'interno di Sblocca Italia, è che avviato, poi dovrà essere autorizzato dai comuni, ma è avviata la possibilità per gruppi di cittadini costituiti in associazioni di gestire spazi pubblici. E questa regolamentazione legislativa avviene quando già esiste il fenomeno. Noi abbiamo tanti comitati di cittadini che hanno di fatto assunto in carico, spesso spontaneamente, spazi pubblici, e molto spesso questi spazi pubblici comprendono aree verdi. Allora, adesso la questione è regolamentata per legge, io mi auguro che i comuni la raccolgano rapidamente, e anche questo diventerà un elemento importante se si costruisce una rete di comitati di cittadini spontanei che curano il verde del proprio quartiere con un santo e sacro spirito di sussidiarietà, quindi intervenendo al di là del risparmio indiretto che un comune ne può ricavare, ma aggiungendo valore, perché una cura del verde fatta, diciamo, dalla centrale dei giardinieri è una cosa molto tecnica, fatta da chi lo abita significa un abbellimento continuo e progressivo ed è un valore aggiunto in continuazione. E chiudo con un'ultima osservazione, ritornando più al tema di oggi. Oggi si parla di alberi monumentali. Io vorrei spezzare una lancia rispetto a un'altra categoria di alberi che oggi è malmessa, che sono gli alberi stradali. Allora, è vero che, come giustamente diceva Patrone, che, diciamo, esiste il bosco, esiste, diciamo, la questione del verde diffuso, ma la cura dell'albero monumentale ha una funzione simbolica.
e da, punto di vista, da questo punto di vista quindi pedagogica insostituibile, oltre ad essere un oggetto di bellezza che aggiunge bellezza al territorio. Ecco, la stessa cosa vale per gli alberi stradali. Esiste una norma del codice della strada, poi Massimiliano Atelli ne sa più di me e quindi se dico, diciamo, imprecisioni mi correggerà, che però che viene utilizzata, diciamo, come si può dire, per il pregresso, e quindi c'è una tendenza da parte dei comuni, cioè la norma prevede che gli alberi non possono stare, mi sembra, se non a 6 metri di distanza dall'asse stradale, il che significa che la stragrande maggioranza di quelle poche vie provinciali ancora belle con le alberate laterali che noi abbiamo sono tutte illegali. E c'è una guerra in atto, sostanzialmente, un disboscamento in atto da parte di molti comuni che tendono a eliminare le alberate lungo i margini delle strade, in base a un principio di sicurezza che in realtà lascia molto a desiderare. Ed è questo il tema fondamentale, cioè fondamentale, che su questo aspetto io vorrei sottolineare, perché molto spesso non ci si ragiona. E si ricollega, diciamo, al mio rapporto con l'albero che mi cade addosso. Ed è una riflessione che abbiamo fatto a fondo, per esempio anche in occasione, qualcuno di voi forse si ricorderà, di quanto è successo a fine settembre in Sicilia, a Macalube, un'area di grandissimo rilievo ambientale che ha un fenomeno naturalistico eccezionale, in cui c'è stata un'esplosione di vulcanesimo superficiale, diciamo, adesso il termine tecnico non lo conosco, che ha portato alla morte di due ragazzi. E in quel caso si è sottovalutato un aspetto, ma lo stesso tipo di problema ce l'abbiamo avuto, e Cesare Patrone lo sa bene, con Denizza e quindi con la gestione degli orsi selvatici, in cui noi dobbiamo stare attenti a pensare che si possa costruire un mondo a sicurezza 100%, perché è impossibile. Noi, e su questo bisogna essere coerenti fino in fondo, noi abbiamo fatto grandi battaglie per il miglioramento della biodiversità in questo paese, l'arrivo dei lupi e degli orsi nel territorio nazionale, il ritorno dei lupi e degli orsi del territorio nazionale è un grande valore aggiunto, dopodiché è evidente che questo comporta un qualche cambiamento antropologico, perché noi siamo nati, cresciuti in assenza totale di questo nuovo rischio che è quello dell'animale selvatico. La stessa cosa quando giri in un'area protetta che però presenta dei rischi, che possono essere un canalone che magari sopra c'è qualche il camoscio che pascola e che tira giù pietre, o in una zona vulcanica, o altri rischi di questo tipo, il problema non è eliminare il rischio, ma educare le persone a sapere che c'è un rischio. Io posso, diciamo, ammorbidire il pericolo, ma non potrò mai eliminarlo. E se voglio città più belle, la presenza degli alberi in città, che è un elemento della città più bella, non può essere ottenuto a rischio zero, nel senso che comunque gli organismi viventi hanno un loro percorso di vita, e nessun ente comunale sarà mai in grado di garantirti al 100% che l'albero non si ammala, contenere sotto controllo tutti gli alberi. Forse questo ragionamento poteva consolare l'assessore Marino, e quindi garantire la sicurezza a tutti quanti. Non è razionalmente, scientificamente plausibile un approccio di questo tipo. Quando abbiamo elementi di natura che si inseriscono in sistemi artificiali come quelli in cui viviamo, l'elemento del rischio diventa una componente ineliminabile. Rispetto a questo, e quindi è la cultura della prevenzione, della precauzione che deve crescere, quindi il ruolo dell'educazione rispetto a questi fenomeni, sapendo che però il rischio zero è un qualcosa che non esiste in ecologia, non so come dire, non esiste nel sistema naturale
naturali in cui viviamo. Quindi a questo punto è meglio ci siano più alberi in tutte le città, perché questo ci aiuta a rapportarci meglio con questa dimensione della natura, che non è quella di una macchina programmabile. Grazie.